Ciao a tutte. Allora, ho pensato che anche una tabella delle misure neonato potrebbero essere utili. Parliamo ovviamente di centimetri e non di quante maglie inseriamo, eccetera. Ovviamente è una tabella approssimativa, perché come vedete io ho messo la taglia, l'età a un mese, un'altezza di 52-56 cm, quindi praticamente siamo intorno a 0,1-0,3 e i chili, per esempio 3-4, questi potrebbero essere un mese, vedete? E qui ci sono poi i vari centimetri, praticamente giro petto, giro vita è lo stesso, praticamente sono dei tronchetti questi bambini, però ovviamente sono sempre molto indicative, quindi se una mamma aspetta un bambino e vuole comunque fare un completino, un giacchettino, dei pantaloncini, si attenga a più o meno, io dico sempre più o meno, a queste taglie, a queste misure. Praticamente l'inizio sarà questo, cioè la lunghezza della vita, so 13, se devi fare tipo una lunghezza manica, scusa, la vita, se devi fare una gonnellina, non è che poi devi fare la piccola, né, quella misura. Comunque, che non si fa mai poi una gonnellina, sono più i calzoncini, vedete, vi ho messo le misure dei pantaloncini. Quindi diciamo che è molto molto indicativa, però può andare, cioè per esempio già per i più grandini va un po' meglio. Voi tenetevi sempre a una taglia successiva, io lo dico sempre, anche quando lavoro e faccio i vari progetti tipo golfini, adesso sto facendo due golfini multicolore che usciranno tra poco. Anche quando faccio quello, io per esempio ho le nipotine che hanno 14 mesi, ma io sto già facendo un golfino 2 anni, perché? Perché tutto l'inverno è lungo, se io glielo faccio preciso, quanto se lo mettono, dopo tutto il mio lavoro va sprecato e poi piango di dolore io di questo. Quindi cerco sempre di fare più o meno, preferisco fare qualche cosina in più che non in meno, quindi voi attenetevi più o meno a queste taglie. Se dovete fare ad esempio una taglia 62, vedete che corrisponde circa a 3-4 mesi più o meno, e vedete qui pure le taglie, io le ho riprese queste qui in giro, ci ho studiato proprio, però trovare delle tabelle tutte uguali è proprio una cosa impossibile, provate a cercarle su internet. Chi dice una cosa e chi ne dice un'altra, per esempio questa, no? Prendiamo in considerazione i 3 mesi. 3 mesi dice 56-60. Qui se io vado a vedere, è vero che arriva a 4, quindi mette 62, però vedete 56. 60, io vi ho messo anche questa proprio perché magari questo è indicativo per il 4, per i 4 mesi e questo è indicativo per i 3. Vedete, 56, questo parte da 0, però c'è anche, vabbè, questo è i prematuri ed è un'altra cosa. E questo invece è 18-24 mesi, vedete? Io sto facendo un golfino, se non sbaglio, adesso voglio proprio leggere. Sì, infatti dice la lunghezza del golfino, quindi il giro fino al giro fiano, non lo dice qua, giro vita, no, no, non lo dice, dice solo la lunghezza del golfino, non lo mette. Questa è un'altra cosa pure che vi voglio fare, quanto le misure più o meno dei golfini, vabbè. Comunque voi tenete anche in considerazione questo, che vi può servire anche per andare a comprare un vestitino. Se la taglia è 56 che vedete scritto sul golfino, vuol dire che stiamo intorno ai 3 mesi. Se invece è 62, andiamo già sui 3 mesi 4. Quindi ve l'ho messa anche per farvi rendere conto un pochino, anche quando si acquista, non solo per fare i lavori a maglia. E questo pure è molto indicativo il peso, vedete? Perché ci sono bambini che a 3 mesi pesano 6 kg. È chiaro che non gli possiamo fare delle cose per i 3 mesi, ma dobbiamo andare a fare delle cose per i 6.
fare anche delle cose a distanza per i neonati, meglio che gli fate una copertina, perché cose a distanza per bambini magari che devono nascere, chiaramente se nascono, che ne so, a settembre va bene un golfino invernale per 3 mesi, 4, ma se questi bambini già sono nati e stanno, che devo dire, per esempio sono nati a maggio, giugno, poi per l'inverno vi dovete regolare, cosa migliore sarebbe parlare con la mamma e sentire un po' le misure. Quindi ogni bambino è a sé, appunto dico, sono delle tabelle indicative, solo questo, però ogni tanto mi chiedono che dici la vita, quanto è, può essere, e quindi ho detto vabbè, facciamo una ricerca su internet, mi sono fatta un punto della situazione, mi sembra che questa sia un po' la migliore, e quindi ho pensato di proporvela. Se vi serve questa tabella, io ve la mando tranquillamente, basta che mi mettete la vostra email sotto al video, io ve la mando senza problemi. Tanto poi Google le email non le fa vedere solo a me, quindi tranquilli su questo problema. Ok, che dire, grazie per avermi visto e per avermi dato la vostra fiducia per le tabelle. Ce ne sono anche altre, ho fatto anche tabelle per i cappelli, tabelle per il montaggio delle maglie, per i top down. Insomma, guardate, c'è una lista proprio che si chiama tabelle e misure e dentro ci sono tante tabelle, quindi potete voi vedere quella che più vi piace. Se avete consigli da darmi, anche da magari da aggiungere qualcosa, ditemelo, magari aggiungete qualche commento in maniera tale che possiamo approfondire l'argomento insieme. Grazie ancora per la fiducia, iscrivetevi al mio canale, questo lo dico sempre, lasciate un like, un commento e fate sapere agli altri che esiste il mio canale se vi piace, altrimenti lasciate perdere e non dite niente a nessuno. Ciao a tutte, ciao ciao.